Vedete, l'entusiasmo non è l'entusiasmo del momento. Talvolta si dice, lo diciamo anche noi, quando il diavolo ti accarezza, cerca l'anima, no? Talvolta tanti gesti anche di amore, di attenzione, anche noi li conosciamo, ma talvolta purtroppo sono un po' viziati, perché finalizzati a raggiungere un obiettivo. Talvolta questa cosa avviene, piccoli e grandi, adulti e bambini. No. L'entusiasmo vero è quello che ti travolge la vita, l'esistenza intera. È quella che ti cambia l'esistenza, che ti dà la possibilità, la forza e il vigore da quel momento di fare tutto ciò che in qualche modo davvero sarebbe impensabile umanamente, ma certamente realizzabile nella volontà di Dio. Ecco, Maria che ha accolto, che è stata capace di accogliere, che ha sposato il cuore di Dio con i suoi progetti, ci dia anche a noi la possibilità, ecco, di tornare a casa e in questi giorni preparare il nostro cuore, se c'è bisogno di chiedere perdono, se c'è bisogno di riconquistare le persone che amiamo da sempre, con un gesto che non è semplicemente un regalo, forse anche quello, ma che è un gesto che parli e che esprima il nostro desiderio di riconquistare l'entusiasmo delle persone che vogliamo bene e con le quali vogliamo veramente celebrare il nostro Santo Natale.